ritrovati su TGCom 24 con noi Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, organizzatore della settimana sociale dei cattolici italiani. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie dell'attenzione. Grazie. Monsignor Renna, si è chiusa a Trieste la settimana sociale, la 50ª settimana sociale dei cattolici italiani, al cuore della democrazia il titolo di questa settimana sociale. C'è pericolo per la nostra democrazia, secondo lei? È tutto il mondo che la democrazia è in crisi, prevale un certo populismo, prevalgono i nazionalismi e quando questi dilagano c'è sempre pericolo che si creino conflitti, che si creano polarizzazioni, perché i populismi hanno presente l'uomo solo al comando, al quale si delega ogni tipo di decisione, mentre un'autentica democrazia sa abitare, costruire i corpi intermedi che permettono una reale partecipazione e un dibattito fecondo. E in questo contesto la Chiesa e i cattolici che ruolo possono avere? I cattolici anzitutto sono chiamati, come ci direbbe, anzi come ci ha detto il Presidente della Repubblica, ad alfabetizzare se stessi, a sentirsi corresponsabili della costruzione del bene comune. Quindi un cattolico autentico non dovrebbe mai astenersi dal votare, non dovrebbe mai dire la politica non mi interessa. Il cattolico in prima persona vive l'impegno politico come una forma alta di carità e la partecipazione come una espressione di solidarietà, come ci insegna la dottrina sociale della Chiesa. Ma questo non lo fa da solo, lo fa in dialogo con gli altri, un dialogo sociale che costruisce amicizia sociale, che sa mettersi in ascolto dei più poveri, che non lascia indietro nessuno. E quindi il cattolico sente la responsabilità anzitutto di partecipare in prima persona e poi di far sì che le procedure democratiche, il vissuto stesso di un paese, di una società, in questo caso anche dell'Europa, abbia tutto ciò che permette la partecipazione davvero di tutti, giovani, donne, persone che entrano nel nostro paese e vedono riconosciuti in maniera giusta i loro diritti e con procedure adeguate i loro diritti. Lei guida la commissione della CE che si occupa del lavoro, della giustizia, della pace. Forse l'Italia sta vivendo uno dei momenti più drammatici per le morti sul lavoro. Secondo lei come bisogna agire? È uno dei temi più scottanti, perché non c'è giorno, anche nella Sicilia dalla quale provengo, in cui si arrivano queste notizie. Le strade sono già tracciate, perché c'è una legislazione da questo punto di vista, ma ci vuole una corresponsabilità dell'imprenditore anzitutto, chiamato ad assicurare le condizioni e ad essere anche alquanto esigente per tutto quello che riguarda i propri dipendenti. La prudenza dei lavoratori stessi, che nel momento in cui vengono esposti troppo devono esercitare al limite anche il loro diritto di contestare quello che manca alla loro incolumità. E poi dall'altra parte che lo Stato, con gli ispettori del lavoro che hanno il compito costante di verificare. Una corresponsabilità quindi che vede impegnato lo Stato, l'imprenditore, il lavoro stesso. Solo così potremo sconfiggere questa terribile piaga che in Italia non stenta a rimarginarsi. E forse serve anche cambiare mentalità. Abbiamo visto il caso di Latina, quel bracciante lasciato morire davanti casa. Cosa stiamo diventando? Allora io credo che lì l'imprenditore abbia una responsabilità maggiore, perché nel momento in cui una persona si trova davanti a un incidente è proprio disumano lasciarlo e non soccorrerlo. È il contrario della parabola del buon samaritano, è il passare oltre con indifferenza, e l'indifferenza è la cosa peggiore che possa abitare un cuore umano. Il Papa ci dice spesso che dobbiamo essere comunità, che dobbiamo pensare all'altro, non a noi stessi. Era la lezione che avremmo dovuto imparare dal Covid. Siamo ancora in grado di essere una comunità? Il Papa ci ha detto varie volte all'indomani del Covid che la cosa peggiore che ci possa capitare, ecco, ci poteva capitare, era dimenticare la lezione del Covid. Ahimè, molti di noi forse l'abbiamo dimenticata. Quello che invece, ecco, si prospetta, e il Papa ce lo dice costantemente,
nella sua grande enciclica sociale Fratelli Tutti è recuperare il senso della fraternità, e fraternità che riguarda sia le relazioni brevi, sia tutto ciò che concerne la politica. Il Papa parla di fraternità, di amicizia sociale, di amore sociale, di dialogo, questioni che non ci fanno diventare semplicemente un mondo di soci. I soci si scelgono perché condividono un pensiero o perché hanno qualcosa di simile, ma di fratelli. Il fratello non lo si sceglie, lo si accetta, anche se il fratello è più povero, anche se il fratello è diversamente abile, rimane nostro fratello. Allora noi che diciamo il Padre nostro abbiamo il dovere di sentirci chiedere da Dio: dov'è tuo fratello? E a proposito di giustizia, parlavamo prima del cambiare mentalità. Lei arriva da Catania, una delle piaghe in Sicilia ovviamente è la mafia. Non ci sono più le bombe, però bisogna ancora combattere. Una delle piaghe della Sicilia, ma ormai non solo della Sicilia. Lo diceva già tanti anni fa Leonardo Sciascia, che la mafia invaderà tutta l'Italia. E la mafia è la corruzione. La mafia è una mentalità che purtroppo si propaga, che diventa potente perché oggi non spara più ma commercia in una maniera illecita. Ma la mafia trova terreno lì dove c'è corruzione. E allora la cosa da rilevare è anche che c'è molta corruzione, e non poche volte amministratori, dipendenti pubblici sono permeabili alla mafia, e quindi sono da mettere insieme le due cose. Anzi, il Papa dice che la corruzione è peggiore di ogni forma di malavita, perché la lascia entrare nei luoghi invece che dovrebbero essere deputati alla legalità, e diventa uno stile di vita, lo stile di vita di chi non si accontenta mai di quello che ha. La cosa che mi addolora della Sicilia è la mafia, ma anche tante purtroppo brutte notizie che arrivano quando è un amministratore, è un dipendente pubblico a essere stato quasi ammaliato dalla mafia. Le ultime due domande. Dalla settimana sociale è venuto fuori un forte appello per le carceri. Cosa bisogna fare secondo lei? Per le carceri bisogna far sì che siano davvero dei luoghi nei quali non lo Stato abbandona delle persone o si vendica per il male che hanno fatto, ma dei luoghi in cui si pensi al futuro di queste persone. Penso soprattutto, e penso alle carceri di Catania, penso soprattutto alle carceri minorili. Mettere un ragazzo in carcere e non orientarlo subito ad una pena alternativa che può essere rieducativa significa assicurargli il carcere poi in altre fasi della sua vita, perché la sua personalità andrà alla scuola del crimine, potrà andare alla scuola del crimine lì. Condizioni più umane, perché le nostre carceri scoppiano, processi che ad un certo punto arrivino subito a delle conclusioni, processi più brevi, e poi ecco investire di più in termini di prevenzione proprio nelle carceri nei confronti dei più giovani, e in termini di recupero. È un investimento che ripagherebbe in maniera preventiva di tanto altro. Per concludere, la pace. Continuiamo a parlare di speranza per la pace, intanto la gente però continua a morire. Cosa si può fare perché i cuori di queste persone che manovrano un po' la guerra si possano aprire e decidere di farla finita? Noi continuiamo a pregare. Preghiamo e supplichiamo il Signore perché veramente converta i cuori degli uomini, ma si tratta anche di prendere consapevolezza che siamo chiamati tutti quanti ad essere persone che credono nella pace. Molti forse stanno tornando a credere nella forza delle armi, nella strategia della deterrenza e del terrore, e quando questa mentalità si diffonde diventa poi cultura di popolo. E una cultura di popolo diventa scelte di un popolo, di una nazione, che preferiscono il conflitto piuttosto che il dialogo. E allora quello che mi preoccupa è quello che accade a livello internazionale,
ma anche quello che diventa e sta diventando una cultura popolare. Dovremmo credere un po' di più noi adulti alla pace. La lasciamo troppo facilmente in mano ai bambini, agli slogan, pensando che questo basti. No, siamo noi, noi che votiamo, noi che decidiamo, a dover renderci conto, come la Chiesa ha sempre detto, che tutto è perduto con la guerra, invece nulla è perduto con la pace. E quando si dico perdere, significa perdere qualcosa che prima o poi può anche raggiungerci. Non è un'affermazione pessimistica, ma è semplicemente un fare memoria, perché un secolo fa, ecco, noi stavamo percorrendo le stesse strade. Grazie a Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, grazie per essere stato con noi. Grazie, noi ci vediamo come sempre su TG Com 24.